Tu che ti immolasti per lui, fonte infinita di giustizia e amore, sii per noi costante protezione dai pericoli della strada e della vita. Fa che nell'assolvimento dei nostri doveri sempre abbiamo davanti il tuo esempio di obbedienza e fedeltà alle leggi. Sono alcune delle parole della preghiera che gli agenti delle polizie locali di tanti paesi del mondo recitano in occasione della festività del loro patrono San Sebastiano. Un'occasione che neanche quest'anno la polizia di Roma Capitale ha mancato di celebrare, stretta attorno al sepolcro del santo nella basilica omonima. Un momento importante che oggi ha visto la partecipazione peraltro di tutti i vertici delle forze di polizia, delle autorità civili e militari, per un obiettivo comune. L'obiettivo comune è quello della sicurezza e quindi ovviamente la partecipazione proprio dei vertici sta a rappresentare quanto la polizia locale sia un tassello essenziale ormai della sicurezza integrata. San Sebastiano, al di là del significato religioso, a Roma assume un significato particolare perché è un momento veramente dove si uniscono tutte le anime delle forze di polizia che operano sulla città. Abbiamo avuto una presenza oltre che nazionale con la polizia locale di Milano, anche di altre nazioni europee, Malta, Lituania e anche Slovacchia. Questa festa ha un'importanza anche dal punto di vista professionale. Alla messa celebrata dal vicario di Roma, Angelo De Donatis, era presente anche il rappresentante dell'amministrazione capitolina. Da un lato c'è grande vicinanza, dall'altro c'è grande stimolo. C'è una corruzione dei comportamenti a cui la polizia locale deve rispondere tempestivamente sempre. È un mestiere delicatissimo in una società che ha tante difficoltà. La ricorrenza, come da tradizione, ha visto una sentita partecipazione anche da parte delle associazioni degli agenti ormai in pensione, ma a loro modo ancora al servizio della cittadinanza. E proprio l'ARVUC ha voluto chiudere la giornata con la consegna di una targa segno di riconoscenza a Monsignor De Donatis. Credo che questo sia un gesto molto importante che continua a collegare chi è stato dentro da chi esce. Tradizione, devozione ma anche gusto musicale. La cerimonia è stata infatti accompagnata dal coro del Corpo della Polizia Municipale e dalla fanfara dei Bersaglieri.